Siamo con Santa Picazio, a cui io mi permetto di dare del tu perché siamo legati da una lontana amicizia. Santa, questo è il tuo primo libro, sì? Questo è il mio unico libro per il momento, perché non era un libro da presentare, cioè avevo scritto qualcosa per la famiglia, per i miei nipoti, e poi evidentemente all'editore, che casualmente l'ha avuto fra le mani questi appunti, ha riconosciuto che valeva la pena di pubblicarlo e quindi mi ha pregato di completarlo in maniera tale da renderlo un libro, insomma. Però, ripeto, non era partito con l'idea di pubblicarlo, per cui non scrivo, non è che. E soltanto che, come avviene per i ricordi, voglio dire, l'uno tira l'altro, sto ricordando altre cose, probabilmente scriverò ancora, ma proprio per lasciare un segno di quello che è stato un mondo che stiamo perdendo velocemente, perché oggi vedo una fretta enorme nel modo di vivere, per cui temo che vadano persi anche le emozioni, i sentimenti, cioè quello che in fondo fa dell'uomo, di un animale fa un uomo, perché l'animale, l'uomo è un animale sociale, se perde questa opportunità. E poi perché comunque non esiste una storia personale, punto, ma la storia di ognuno di noi si interseca con la storia più generale e quindi credo di aver toccato, di aver riportato ricordi anche molto più vasti che non riguardano solo il nostro territorio, perché ho avuto una vita molto, molto intensa, diciamo. L'ho riconosciuta dopo averla scritta, prima vivendo non ce ne si rende conto, si vive senza pensare a quello che si vive, a quello che si sta vivendo. E invece così ho avuto la possibilità di riviverla tutta attraverso il mio stesso racconto. Però, dalla presentazione ho visto che i temi sono molteplici, cioè non è solo un libro a sfondo autobiografico, ma parla anche di ricordi passati e di vita paesana, rodiana, Certo. ed è collegata, diciamo, anche a quelle che sono le tradizioni di una volta. Era soprattutto questo, ci tenevo a passare ai miei nipoti dei ricordi che loro non avranno, non hanno la possibilità di vivere perché la vita è stata stravolta oggi, non è cambiata, perché prima cambiava molto lentamente, cambiava tutto sempre, ma cambiava più lentamente. Oggi invece cambia tutto talmente velocemente che bisogna dare, come dire, tirare il freno ogni tanto. E questo libro aveva questa intenzione, richiamare episodi vissuti con più calma, con più attenzione da parte dell'uomo in generale. Io spero di farne tante di puntate, ma ormai sono a un livello tale, a un'età tale, per cui no, non, per scaramanzia non parlo di puntate. Ho raccontato già abbastanza, spero. Gli altri sono racconti che comunque si ricordano perché, ripeto, la mente lavora e scartabella e ha avuto modo in questo periodo di lockdown di mettere, come dire, di lavorare perché non avendo altro da fare, leggere non posso leggere, ho difficoltà a leggere per via di un problema alla vista e quindi non mi rimaneva che scrivere. E ho scritto, scrivo, ma no, senza nessuna pretesa di avere. Che questo scrivere possa avere poi un seguito. Me lo auguro, ma non lo so se sarà così. Lo spunto, dicevi che diciamo, è nato da una proposta di tuo nipote che praticamente ti ha Sì, manifestato questo interesse questo per i miei interesse per i racconti. tuoi racconti, sì. Lui veniva a farmi compagnia dopo la morte di mio marito, è stato tanto caro, veramente affettuoso, e quindi veniva a farmi compagnia. Però ovviamente non si limitava a stare con me, ma cercava di Se può farmi venire un attimo parlare. qua, lo inquadriamo pure. Francesco, vieni un attimo, nonna. Non muori? No, si vergogni. E quindi cercava di farmi parlare, di farmi commentare le foto, che ne abbiamo abbastanza di foto, ovviamente. E alla fine poi mi ha detto: nonna, questi racconti mi piacciono molto,
tu non li devi solo raccontare, li devi scrivere, perché io quando sarò grande vorrò ricordarli, vorrò avere la possibilità di rileggerli ancora. E quindi è stato uno stimolo il suo a prendere, era un'idea che diciamo avevo in altri modi, avevo avuto già in passato, ma era, volevo raccontare queste cose però in maniera più schematica, non, però dovendolo affidare a dei bambini, a dei nipoti, ho pensato di dare un'impronta diversa a un racconto vero e proprio. Quindi allora un grazie anche al tuo amico. Certo, soprattutto a lui, soprattutto a Francesco. Grazie, tanti auguri. Grazie a voi. Teresa Rauzino, abbiamo parlato con l'autrice del libro, diciamo un po' del suo libro, però in questa serata abbiamo appreso anche tante altre cose interessanti, per esempio la tua proposta di rievocare personaggi famosi, illustri, diciamo, di Rodi, come Cassieri, come Pietro Saccese ed altri, che praticamente altrimenti andrebbero dimenticati. Sì, io credo che sia opportuno, perché diciamo poi sono rimasti un po' diciamo in ombra, e non è giusto, perché hanno fatto tantissimo per il nostro territorio, proprio per la promozione anche, non dico turistica, ma a tutto, a 360 gradi, perché sono stati promotori del parco e hanno lasciato comunque un segno in tutti noi che continuiamo in questa, diciamo, divulgazione culturale. Non lo so, ecco, mi è sembrato bello abbinare la presentazione di una mostra di quadri con la presentazione di un libro. La cornice del porto certamente può essere utile anche per attirare un po' di gente in questi periodi in cui non c'è il turismo di massa, quindi questa destagionalizzazione è attirare, diciamo, sia i turisti presenti, ma anche la popolazione di Rodi, che magari fino a questo momento ha lavorato e quindi adesso torna un po' alla vita normale. Io credo che sia importante quello che dici, ma anche un'apertura all'esterno, perché se un paese non accoglie, si chiude, non va bene. E per creare una comunità devi accogliere. Il problema del Gargano, io non sono garganica, sono adottata e sono ritornata dopo un anno di assenza, perché io sono della provincia di Bari, di Sant'Eramo in Colle, però vivo qua da 14 anni, quindi sono tornata anche perché poi mio figlio lavoro qua, faccio la professoressa e mi occupo di poesia. Come sono stata editor dello SBUC, ho curato una collana di poesia, quindi la poesia è nel mio sangue, si può dire, e poi seguo la casa della poesologia, e come paesologa ti dico, bisogna accogliere. I paesi sono importanti perché le comunità sono belle, si conoscono tutti, e quindi è questa la bellezza. Il porto si anima con la gente stessa del paese, non c'è bisogno del turismo di massa, siamo noi che dobbiamo animare il paese, i paesiani stessi. Allora, lei è il signor Carmelo Di Lella, sì. È nativo di Rodi Garganico? No, io sono nativo di Bari. Ah, nativo di Bari. E praticamente a Bari ho avuto un'esperienza artistica e poi sono venuto a Rodi. Ho visto che il tema ricorrente dei quadri sono gli angeli. Ci può spiegare il motivo, diciamo? Dunque, io ero curioso di saperlo e sono andato a leggere la Bibbia. E alcuni brani della Bibbia sono riporto del, praticamente, di che cosa sono gli angeli e a che cosa sono stati delegati dalla Madonna. Sei molto religioso? No, è stata una questione di malattia che mi ha costretto a studiare questo fatto qua. Siccome comunque a me piace, è stato una cosa divertente leggermi la Bibbia, perché era un po' lunga la faccenda. Benedetti angeli, arcangeli, nominati arcangeli per motivi speciali, perché se non combattevano il diavolo, cioè Lucifero, quello che lei vede sdraiato al sole, quello rappresenta
la faccia del corno ce l'ha proprio lui. Diciamo la lussuria. Sì, diciamo una lussuria, ecco. E sta godendosi il mare, perché lui è precipitato nel mare, come tutti gli angeli, lei vedrà, sono disseminati di onde marine e scenari marini. Per questo io ho preferito farlo in questa maniera qui. Chiaramente ognuno di noi può farlo a propria interpretazione. E ho fatto questo lavoro perché mi serviva per rendere, dunque sono stato male e mi hanno portato in ospedale. Mi hanno detto che gli inservienti erano degli angeli che ci dovevano prendere cura in cura. Ma la cosa sarebbe stata nulla se l'avessero presa come scherzo, cioè come io sono ironico e quindi molte cose. Invece no, loro ci credevano in questa faccenda. E allora ho cercato di mettercela tutta per scoprire che cos'erano gli arcangeli, gli angeli. Gli arcangeli proprio sono persone, entità, che poi erano tutta luce e tutta potenza, praticamente erano abbonati all'Enel e buttavano giù un sacco di energia che... Stavo vedendo questo quadro rappresenta... Questo? Diciamo. No, sembra lo stesso, questi sono i quattro Raffaele... Gli arcangeli. Gli arcangeli, praticamente, perché la Chiesa riconosce soltanto i quattro. Sì. Lo stesso. Qua invece vediamo qui abbiamo una Madonna che ha praticamente chiesto aiuto a Michele. Quindi che... il tema degli angeli ricorre sempre in tutti i suoi. Sì, in questi almeno sì. Non le faccio vedere, non le dico che sono anche altri. La Madonna, dopo che è intervenuta nella lotta, perché da soli non ce la facevano, allora se c'è stato un momento di rottura hanno rotto perfino l'immagine della Madonna, quindi l'ho scomposta. Nel loro venire sulla terra hanno praticamente atterrato nel mare. Io li ho fatti atterrare a Rodi, perché a Rodi ci abbiamo sto mare, e abbiate pazienza, se vi piace è questo. E l'abbiamo fatti annegare nel mare, e c'è chi ha trovato l'amore in questa caduta, c'è chi ha cercato qualcuno o qualcosa per poter rimanere come fatto di realizzazione, e c'è chi invece la solitudine li ha portati a vivere così. Un tema originale, se non unico, diciamo. Sì. Sì. Grazie e tanti auguri. Grazie.